Salve a tutti, buon tutto. Allora faccio questo video perché voglio dire a tutte le persone che se mi correggete a me, che sono disoccupata e disabile, senza lavoro, non vi conviene, non ve ne viene niente dietro. Ecco, non mi viene niente di soldi. Ecco, mica vi pago lo stipendio, mica siete insegnanti che lo Stato vi paga lo stipendio. Io non sono nulla, io sono una persona semplice, normale, anche se con disabilità, però bisogna sapere che le persone con disabilità, se vengono fatte le risate sui post che posta, se vengono corrette, si umiliano, si sentono umiliate, si sentono intimate, capito? Come se l'intimate che devono fare per forza bene le cose, devono scrivere per forza per bene le cose. E poi, se non conoscete una persona a fondo bene, non potete correggerla. Come fate a correggerla? Cioè, io non capisco questo, non capisco. Cioè, come fate? Come fate? Cioè, per me non conta l'ortografia, ve lo dico chiaramente. Io nella mia vita non mi conta l'ortografia, perché so i miei limiti quali sono. Ecco. Però io cerco sempre di esprimermi bene, di farmi capire, e quando vedo che le persone mi scrivono, vuol dire che mi capiscono. Io vedo questo. Ecco, e poi io a voi non vi vengo a correggere. Voi perché mi dovete correggere a me? Cosa cambiate di me se mi correggete? Che io non rifaccio le stesse cose, gli stessi scritti, gli stessi testi, senza punteggiature o con le punteggiature? Non è così facile per me. Ecco, non è così facile. Non è così facile. Io non sono mai stata brava in ortografia. Ecco. Sono italiana, sì, ma nata in Italia, madrelingua italiana, ma ho i miei deficit. Ecco. E ognuno è portato anche per certe cose che gli fa meglio e certe cose che gli fa peggio. Ecco, ma non bisogna né criticarle, le persone, né giudicarle per queste cose, né umiliarle e né intimidirle. Imparate a conoscere a fondo le persone prima di fare certe cose, di dire certe cose o di ridere sui post delle persone. Perché certe persone come me sono serie e parlano seriamente e onestamente alle persone per fare capire le cose giuste e le cose sbagliate. Ecco, se voi non sapete osservare queste cose che vi si dicono, allora regna l'ignoranza. Ecco, l'ignoranza non deve regnare, deve regnare l'intelligenza, l'onestà, la veridicità delle persone, la serietà delle persone. Questi sono i veri valori e principi, non l'ignoranza, non il parlare delle persone perché magari sbagliano a fare qualcosa. No. Ecco, ciao a tutti.